Incredibile, Baldo per Luis Fabiano, torna lo anticipa. Lucas ha spezzato la squadra avversaria, poi l'assist a Osvaldo, Andia attento. Cioè Lucas veramente è una cosa impressionante, e lì Osvaldo ha voluto dare la palla a Luis Fabiano, siccome doveva andare per la porta, perché lì il portiere Tosselli era uscito e gli aveva concesso lo spazio. Martinez anticipato Rodolfo, questa è una notizia. Sì, perché gli ha preso proprio il tempo. Però adesso vedi la Cattolica è una squadra, è stato fortunato nella parata, però che giocatore Osvaldo, come riesce a farsi trovare sempre bene nel taglio, porta bene avanti la palla, fa tutto bene e poi sbaglia, poi sul rimpallo cade perché per abbreviare il passo ha dovuto velocizzare il movimento innaturale, vedi, sul braccio, è riuscito ad allargare il braccio, grande parata anche questa, perché c'è la chiusura netta che fa quasi un assist, vedi. Errore grave qui della guardalinee. Errore gravissimo. C'erano due giocatori pronti ai limiti dell'area con la difesa del San Paolo abbassata. E poi vedremo meglio questa soluzione. Intervento sbagliato. Poi per la seconda volta. Apertura là do lado esquerdo. È o Rodolfo no ataque. Olha o cruzamento, a cabeçada. Rafael Toloi, gol! Gol! Rafael Toloi, salve o tricolor paulista, é gol do São Paulo em Santiago, e os zagueiros foram para o ataque e resolveram a situação. Você vai perceber que o Rodolfo colocou na cabeça do Toloi, a posição era legal ali no lance, o Rodolfo cruzou e o Rafael Toloi colocou a bola para balançar a rede. Sai na frente o tricolor do Morumbi, São Paulo 1, Universidade Católica 0. Antes do PJ, tudo legal no gol ali, né, Simon? Tudo legal, quem dava condição era do... Ah, beccarsi, Alvarez e Luis Fabiano, sta la manata di Martinez, sì, a Lucas che continua a giocare, poi arriva Silva, poi... Si ferma Lucas, che aveva preso anche in precedenza un paio di calci. Sì, esatto, aveva già spostato la palla in precedenza su questa sterzata con l'altro piede. Gli è arrivata quasi la manata. Quindi il palo lontano, stoppa il pallone, veloce nella preparazione. La palla va fuori veramente di pochi centimetri. Anche se per la verità anche in questo caso Tosselli non si era disteso bene. Era lì. È una cosa, insomma, così impossibile non era questo cartellino giallo. Andato dritto anche lui sull'uomo. Alvarez. Menezes non passa il pallone, è pronto l'ultimo cambio per la Cattolica, sta per entrare l'ex Inter e Torino Sixto Peralta. Menezes, Alvarez alza il pallone, Menezes bloccato, Alvarez, Costa a sinistra, Parò, Rios, conta l'avversario, va in velocità contro Paolo Miranda, ottima giocata di Rios che entra in area di rigore, Rios, cross basso, Castillo, la finta, Castillo, al primo tiro in porta, pareggia la Cattolica con Castillo, è 1-1. Il calcio, questo è il calcio e questa cosa i brasiliani la sanno. Se giocano leziosi, se non chiudono la partita, se non mantengono alta la concentrazione, le partite cambiano, le qualificazioni quasi già decise tornano in bilico. Questa è stata la prima grande giocata di Rios nella partita, è la prima volta dove Castillo prima non fa il movimento giusto perché non va a chiudere su questa bella iniziativa di Rios, rimane in una situazione dove la palla non può arrivare, poi sfrutta l'errore, appunto sembra di chi? Di Rodolfo. Di Rodolfo che sbaglia l'intervento e poi è bravo a mettere la fil di palo. Quindi probabilmente la qualificazione non va in discussione perché c'è il ritorno, però la partita torna aperta e con merito, perché la Cattolica comunque il secondo tempo sta giocando una dignitosa partita. Il gol di Nicolas Castillo, attaccante classe 1993, un altro, perché c'è la chiusura netta che fa quasi un assist, vedi. Errore grave qui della guardalinee. Errore gravissimo. C'erano due giocatori pronti ai limiti dell'area con la difesa del San Paolo abbassata. E poi vedremo meglio questa soluzione. Intervento sbagliato. Poi per la seconda volta.